Quindi benvenuti qua in questa nuova fantastica intervista. Siamo qua tornati a intervistare vari creatori di server sopra SCP SL, cioè Secret Laboratory. E oggi siamo qui con tre ragazzi che hanno creato un nuovo server da poco, ma che sta diventando abbastanza famoso più o meno. Sta iniziando a dare mano a mano il suo nome in giro. Quindi diamo il benvenuto a Domodossola. Ciao. A Digital Lemo. E ciao. E a Gogeta. Salve. Del server Last Hope. Quindi iniziamo a fare domande per scoprire di più su di loro e per farle un po' di pubblicità, perché vorrei avere un po' di soldi. Quindi, allora, com'è nata questa avventura? In pratica, quando il mio viaggio da amministratore finì, decisi di fare anche un altro server, cioè di fare un qualcosa, perché dovevo effettivamente lavorare. Dunque decisi di fare la cosa più utile sia per me sia SCP SL in quel momento, forse soprattutto per me, cioè andare a creare un altro server. In pratica, inizialmente però avevo già subito un'idea con chi farlo, perché amministrare un intero server da solo è molto difficile, quindi decisi di chiedere aiuto alla persona che in quel momento mi era più vicina in SCP SL, ok? Quindi a Digital Lemon. Ciao. Dato che Digital Lemon mi aveva detto che un progetto simile avevano già iniziato insieme a questa persona orribile, insieme a Gogeta, l'altro owner, in pratica abbiamo deciso dunque di unirci direttamente tutti e tre e così di creare un server. Abbiamo unito un po' tutte le nostre capacità, cioè posso dire il ragionare di God, la mia abilità tecnica e l'abilità di Digital nel non fare nulla. Ecco. Dunque ci siamo messi insieme perché è perfetto, sì. E gli altri cosa hanno da dire su questa nascita e questa avventura? Che altro, io vorrei dire che, come già detto da Domo, io e Digital avevamo un'idea primordiale di questo server, no? Che non è andata molto bene. Esatto, non è andata a buon fine, più che altro perché non me la sono cavata con il settaggio del server SCP, e comunque non è che ne sapessi molto di VPS, quindi ci siamo arrangiati finché abbiamo potuto, e poi è arrivato quest'ui qui. Ora, altra domanda, perché il nome Last Hope? Vabbè, da come si può dire in inglese, ultima speranza. Beh, allora, questo nome lo scelsi io, ovvero lo trovai sotto il nome di una squadra di MTF, che era la squadra Alpha. Vediamo se riesco a ricordarmela. No, non me la ricordo. No, comunque c'è scritto la sua informazione. Ah, già, è vero. La squadra MTF Alpha 9, che come nome in codice appunto si chiama Last Hope, e mi sembrava il nome più appropriato, perché comunque io non è che pensi che la community italiana sia DSL sia molto unita, diciamo. Perciò ho detto, ma speriamo che un server, io vorrei che questo server unisse un po' tutta la community italiana e quindi sia un'ultima speranza per questa community, e anche per la descrizione, che è molto divertente, vi invito a leggerla. Beh, dobbiamo sottolineare il fatto che prima di Last Hope avevamo io e Gogeta sta idea di chiamarlo si chiama il progetto Progetto Santana. Wait, what? Riferimento a Jojo. Ci sta. E quindi, sì, avevamo questa piccola idea. Che poi, ovviamente, Domo ha cambiato, perché è arrivato lui e ha, tipo, cambiato suprema. Tutto. Come sta andando la gestione del server? Avete già nuovi admin? Avete persone a volontà dentro il server che entrano? Allora, prima dell'apertura del server, ci eravamo fatti, tipo, un compito da tutti gli owner di, per riaprire il server, avere uno staff attivo e già pronto di suo a moderare e varie cose. Quindi prima dell'apertura ci si è presi due helper e un moderatore, che ci abbiamo ancora. E quante persone ci sono più o meno nel server a, non dico giornata, ma a partite o roba del genere, a giornata quasi? Quante persone poi ci sono? 5 o 6. Beh no, dipende, perché non è molto bilanciato il nostro numero di giocatori. Può variare tra 5 persone in croce e 20, 30, super giù.
Sì, molto raramente 30-20, però diciamo che varia dai 5 ai 10 molto spesso. Ma anche 15 su per giù questi giorni. 15, cioè 15 c'è qualche, cioè se invitiamo noi effettivamente loro. Beh, per un server così piccolo. Per un server che c'è da quasi un mese, no, più di un mese. Beh, allora non importa se c'è da un mese o... Cioè, in realtà sì, però dico, ti ricordo che ci sono pezzi molto, diciamo, conosciuti tra i server, quindi molto difficile farci pubblico. Ora, sto per farvi una domanda che potrebbe essere abbastanza dura per voi, essendo che ci sono stati casini, per chiunque sappia e chiunque conosca SCP-SL tra la comunità italiana, sa che ci sono stati casini tra voi e altri server, però come sono i vostri rapporti con altri server SCP? Io non parlo. Allora, sì, lo so che non parli, non ti faccio parlare di proposito. Comunque, vorrei dire che comunque, cioè, io penso che i rapporti del nostro server nel confronto degli altri siano abbastanza buoni, per così dire. Anche se c'è stato un rinominato casino, per così dire, termine tecnico, di riguardante Domodossola e un altro server, ovviamente non farò il nome, non perché ce l'abbia con loro, cose solo per giustizia. Non cerchiamo di non avere problemi con loro, gli altri non ci cagano, quindi c'è, cioè, per così di scusatemi per quello che ho detto, però cioè, pensiamo di stare nella giusta strada. Come fate a fare pubblicità per il vostro server? Devo dire la battuta. No, ehi, quella battuta. Fate seri. Allora, pubblicità o non la si fa e si aspetta direttamente che i giocatori consiglino ai loro amici il server, oppure appunto si può andare a o via SCP-SL con il coso, che per ora ancora mi sa che hanno aumentato il numero di player, quindi non possiamo ancora andarci, se non sbaglio l'hanno aumentato da 100 qualcosa in più, e adesso ci tocca usare o youtuber o direttamente, come già detto, primo player. Ovvio. Ma ho detto, adesso io voglio essere pagato per queste cose qua, se no. Allora, creerete altri server o su SCP o su altri giochi? Sempre inerenti alla stop? Ma in questo momento possediamo un server Minecraft. Quindi forse in futuro creare un altro server di SCP o di un altro gioco. Si vede in futuro, ovviamente. Per il momento non è che abbiamo così tanti giocatori attivi a giorno per dover per forza espandere il marchio. Farete collaborazioni con altri server per espandervi? Se devo essere sincero, essere coalizzato, cioè fare una collaborazione con qualcuno, in realtà nessuno l'ha fatto per espandere il proprio marchio, eccetto cioè un server. E comunque per collaborazioni con altri server Discord, non SCP, al momento non abbiamo nulla in cantiere, però se qualcuno volesse raggiungerci, siamo qui. Allora, queste qua erano le ultime domande, anzi questa qua era l'ultima domanda. Vi lascio un po' di mano libera. Datemi delle parole con cui le persone dovrebbero iscrivere, cioè dovrebbero entrare nel vostro server. Cosa direste? Jojo fans. No. Vabbè, no, dai, seriamente. Allora, cosa diremmo alle persone per espandere il nostro marchio? The best Italian server. Ora. Questo è un pochino dura. Io, per fare pubblicità in questo momento su di piedi, non penso di aver nulla, però spero che abbiate una possibilità di poter entrare nel nostro server, provarlo, e se vi piace, divertirvi e restare lì. Ok. Questo è migliore di quelli di dopo. E niente, allora ragazzi, speriamo tantissimo che questo video vi sia piaciuto. Farò anche altre interviste ad altri server per fare pubblicità, sempre se mi pagano. E niente, quindi da Indie è tutto, ci vediamo alla prossima. Se questo video vi è piaciuto lasciate una bella zampata se mi piace. Se volete salutare voi... No. Hello. Ah, ok, Domo non vuole salutare. Digitale è più... Se siete interessati al server, guardate in descrizione che ci sono i link per il PSN della Stop. E per il Discord. Per il server devo vedere come mettere giù il server. Per il Discord però ve lo metto tranquillamente. Io non so come mettere il server. Non so io. Ah, ok, va bene. Ok, quindi noi vediamo di ritrovarci al prossimo video.